Buonasera e benvenuti a questo, a questo seminario, il, il secondo incontro con il professor Carlo Albetto Magni. Il, il ciclo di seminari del, 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 del professor Magni ehm, è stato avviato nella settim la settimana scorsa in cui ci eravamo focalizzati sulla matrice speed screen e adesso invece abbiamo un nuovo tema il cui titolo del seminario è Applicazioni industriali e finanziarie del Clean Finite Change Sensitivity Index. Mi perdoni il professor Carlo Mani se non, non l'ho pronunciato bene o se c'è stato qual qualche errore, sicuramente il tema è interessante e io vorrei concludere il seminario con diciamo, una pronuncia migliore e soprattutto con i dubbi, Uh, rimossi su, 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 quello, su quello che sto per introdurre. Quindi vedo anche il professor Fantoni che si è connesso e eh, lascerei la parola quindi al professor Carlo Alberto Magni. Grazie. Grazie, grazie mille, Nicola. Eh, vi ringrazio per avermi invitato. Ringrazio quindi il gruppo eh, B, eh, BEDS o B4DS. Poi mi direte esattamente come si pronuncia. Anch'io spero di migliorare la pronuncia del gruppo e ringrazio in particolare Gualtiero Fantoni che mi ha voluto per la seconda volta nonostante, nonostante l'ora del, della matrice split screen evidentemente non è stato sconvolto e io vi ringrazio molto ehm, direi che posso avviare la presentazione vorrei illustrarvi eh, questa tecnica di analisi di sensibilità che prende il nome di Infinite Change Sensitivity Index pronunciato perfettamente da Nicola. Vediamo che cos'è questa tecnica, ma prima diamo una definizione di analisi di sensibilità per capire che cos'è l'analisi di sensibilità. L'analisi di sensibilità è lo studio di come l'incertezza dell'output di un modello può essere imputato, ascritto a fonti differenti di incertezza negli input del modello. Questa affermazione è, può essere generalizzata eh, sostituendo a incertezza la parola variabilità e quindi lo studio di come la variabilità dell'output di un modello può essere imputata a differenti fonti di variabilità del modello. Eh, L'incertezza è inclusa nella variabilità ma la variabilità include anche situazioni di non incertezza, situazioni molto importanti di eh, non incertezza. Eh, essenzialmente, dato un modello un insieme di input o parametri o fattori o variabili, eh, eh, variabili indipendenti, possiamo utilizzare diversi termini. L'analisi di sensibilità indaga eh, l'importanza dei parametri, degli input nei termini della variabilità dell'output del modello. Una, una bella eh, definizione di analisi di sensibilità deriva da questa domanda eh, che si trova in un articolo di Furbringer, che cos'è l'analisi di sensibilità per modellatori. Beh, Rispondiamo a questa domanda, andreste da un ortopedico che non usasse i raggi X? Ebbene, l'analisi di sensibilità sostanzialmente ehm, è un insieme di tecniche per analizzare a raggi X un modello. Qual è lo scopo? Qual è il fine? Beh, il, ci sono diversi obiettivi. Uno degli obiettivi è capire qual è la direzione della variazione generata da un parametro, cioè il, il singolo parametro influenza l'output del modello in modo positivo e in modo negativo. In alcune situazioni questo è tutt'altro che banale. Inoltre, quali, eh, quali sono i parametri più rilevanti, più importanti? Quindi quali sono quei parametri che meritano un'osservazione, un'analisi più accurata? E come è possibile fare un, una, classifica, una classifica, un ranking dei parametri secondo la priorità, secondo l'importanza di questi parametri? Un altro eh, obiettivo è il cosiddetto factor fixing. Possono esserci cioè, alcuni parametri che, sono, ehm, che possono essere mantenuti costanti, perché nella regione di interesse eh, il loro effetto, il loro impatto è trascurabile e quindi possono essere considerati importanti. costanti. Cercare di determinare questi parametri è un altro obiettivo dell'analisi di sensibilità. Ulteriore obiettivo è l'analisi sulla struttura del modello risponde alla domanda esistono delle interazioni tra i parametri o no e queste interazioni se esistono sono considerevoli sostanziali o trascurabili infine un altro eh, un altro scopo un altro proposito dell'analisi di sensibilità è la corroborazione e calibrazione del modello cioè attraverso le risposte delle variazioni dell'output, in conseguenza delle variazioni dell'input, siamo in grado di capire se il modello corrisponde alla teoria, cioè se le risposte date dal modello soddisfano la teoria, e quindi di conseguenza siamo in grado di capire se ci sono errori nel modello. In letteratura esistono molte tecniche di analisi di sensibilità globale o locale, cioè. Su, sull'intero spazio dei parametri o solo eh, su una regione? Io non mi sono fermo sulle tecniche di analisi di sensibilità, mi concentro su una di queste, il Finite Change Sensitivity Index, l'indice di sensibilità per le variazioni finite, introdotto dal professor Emanuele Borgonovo nel 2010. Il professor Emanuele Borgonovo insegna all'Università Bocconi ed è attualmente il co-editor in chief dello. U European Journal of Operational Research. Per presentarvi eh, questo indice, eh, vi presento innanzitutto la definizione del modello. Supponiamo che esista una funzione obiettivo, F, definita su un certo dominio, dove questo dominio è, eh, immaginiamo che sia un sottoinsieme di RP, quindi vi sono P parametri che io Denoto con la lettera alfa con il simbolo alfa quindi alfa 1, alfa 2, alfa B e Y è l'output del modello. Il vettore alfa è il vettore degli input o, o dei parametri, o delle variabili indipendenti o, dei, o dei, key drivers, dei key drivers, scusate, e Y F di alfa è l'output del modello. Ora concentriamoci su due punti del dominio su due punti del, dello spazio dei parametri che denotiamo alfa 0, alfa 1, caso 0 caso 1. Possono essere un caso base, un caso alternativo, o ad esempio un caso realizzato, possono, possono essere caso pessimistico, caso ottimistico. Sono due punti che io chiamerò semplicemente caso 0 e caso 1. Ci interessa capire come ciascun parametro ha effetto, quindi ha impatto. Sulla variazione dell'output. L'output varia quando, eh, quando il vettore degli input cambia da alfa 0 a α1, vogliamo capire come varia l'output e qual è il, il contributo dei singoli parametri. Dal punto di vista eh, grafico, immaginando due soli parametri, in questo caso ehm, eh, Borgonovo utilizza la lettera X e ho utilizzato la lettera alfa ma Essenzialmente, spostandoci da x con 0 a x con 1, l'output varia da f 0 a f di x con 1. La lunghezza di questo segmento ci indica la variazione. Vogliamo scomporre questa variazione nei contributi delle due variabili. Quanto di questa variazione è dovuto al primo parametro e quanto è dovuto al secondo parametro. Ecco, e questo in generale è quando si hanno p parametri. Ma eh, rimaniamo nel caso di due parametri un esempio semplice prendiamo la funzione alfa 1 per alfa 2 potrebbe essere la funzione dei costi totali costo per quantità oppure potrebbe essere la funzione dei ricavi totali prezzo per quantità e prendiamo il caso 0 e il caso 1 quindi alfa 0 e alfa 1 avremo che i valori assunti dalla, dalla funzione sono diversi la variazione è F alfa 1 meno alfa F alfa 0, questo delta Y. Questa variazione può essere riscritta, e qui c'è una banale manipolazione algebrica, come somma di tre componenti, e analizziamo qual è la somma di queste tre componenti, così capiamo il concetto di contributo individuale e contributo interattivo. La variazione di Y è data da queste tre, eh, da tre, dalla somma di questi tre addendi, il primo addendo indica il contributo individuale del primo parametro, cioè si tiene fermo il parametro 2 al caso 0 e si fa variare il parametro 1. Questo prodotto è la variazione che l'output subisce a causa del contributo 1, a causa della variazione del, del parametro alfa 1. Il secondo addendo è invece il contributo del parametro alfa 2. Qui teniamo fermo, fissato al caso 0, il primo parametro, alfa 1, e facciamo variare il secondo, e quindi otteniamo il contributo del secondo parametro alla variazione dell'output. Questi due sono contributi individuali del parametro 1, parametro alfa 1 e del parametro alfa 2. Ebbene, questa somma però non porta alla variazione dell'output, perché c'è un terzo addendo che è l'effetto di interazione. Che indichiamo con delta 1 2 y che indica l'effetto a coppia, l'effetto di interazione tra 1 e 2, l'effetto congiunto tra il parametro 1 e il parametro 2. Che cosa succede se invece di due input ne abbiamo tre? C'è una generalizzazione, avremo dei contributi individuali e delle interazioni, solo che in questo caso avremo le interazioni a coppie ma anche l'interazione a terne. In particolare la variazione dell'input può essere suddivisa in i contributi individuali, che indico con questo, sempre con questo simbolo delta. I contributi individuali del primo parametro, del secondo, del terzo più le interazioni a coppie del primo parametro col secondo, del primo col terzo, del secondo col terzo, e infine l'interazione di tutti e tre i parametri. E questo. È una scomposizione della variazione di y. Quindi, se abbiamo p fattori, come scriveremo questa variazione? La scriveremo in questo modo: abbiamo i contributi individuali dei singoli parametri più l'interazione, e qui abbiamo l'interazione a coppie, l'interazione a terna, a quaterna, eccetera, eccetera. L'interazione eh, della p-tupla. Allora a questo punto, Borgonovo introduce i fini, scegli sensitivity, sensitivity index perché vuole calcolare il contributo totale di ciascun parametro. Quando dico contributo totale intendo il contributo individuale più il contributo del parametro in interazione con gli altri. Allora, prima dice andiamo a calcolare il contributo individuale di ciascun parametro. Prendiamo il parametro alfa j, come facciamo a calcolare il contributo individuale? Allora si prende il vettore degli input, si pongono tutti gli input al, ca livello, al, al caso 0, quindi si fissano tutti al caso 0 ad eccezione del parametro j che viene portato al caso 1, quindi viene spostato il solo parametro j, poi si va a valutare la funzione su questo punto e si sottrae il valore della funzione nel caso base. Eh, qui, si, qui è raffigurato in modo abbastanza intuitivo, di nuovo eh, qui c'è la lettera x invece della lettera alfa, ma non cambia nulla, qui Borgonovo si concentra sul parametro 3, so, ehm, l'idea è fissiamo tutti i parametri al caso 0 e spostiamo solo il parametro 3 e vediamo qual è l'effetto che si ha sull'output. E questa va la variazione che si ottiene è quello che Borgonovo chiama il first order FCSI, cioè l'FCSI di primo ordine, il contributo individuale del parametro J. E quindi questo lo possiamo fare per qualsiasi parametro. Ora dobbiamo andare a determinare l'interazione, ad esempio. Dobbiamo determinare, misurare, calcolare tutte le interazioni a coppie. Per far questo abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di vedere qual è l'effetto di uno spostamento congiunto di due parametri. Allora, di nuovo, che cosa si può fare? Si fissa il vettore degli input al caso 0, tutti i parametri sono fissati al caso 0, ad eccezione di due ad esempio J e K che vengono spostati al caso 1. Quindi qui non si sposta uno ma due parametri. Si valuta la funzione in questo punto e poi si sottrae il valore della funzione nel caso base. Si ottiene la variazione di F causata da alfa j e alfa K, da uno spostamento congiunto dei due parametri alfa j e alfa K. Questo è dato dalla somma dei contributi individuali. E dall'effetto di interazione congiunto tra le due variabili. Il membro di sinistra si calcola con una semplice operazione. Il primo e secondo addendo della, del membro di destra abbiamo appena visto come è possibile calcolarlo, quindi l'effetto di interazione si ottiene per differenza dei primi due. Effetto di interazione per coppia. E questo lo si può fare per tutte le coppie. Ora capite quindi che si può generalizzare a terne e quaterne, ad esempio per una terna, Per una terna, eh, spostiamo tre parametri, scegliamo il parametro alfa g, alfa k, alfa h, teniamo tutti i parametri fissati al caso 0, ma, ma spostiamo i tre parametri alfa g, alfa k e alfa h al caso 1, calcoliamo la differenza rispetto al caso base, questa differenza sarà dovuta ai contributi individuali dei parametri, alle interazioni a coppie dei tre parametri e a, alla terna di interazioni. Il membro di sinistra è, è, possiamo calcolarlo con una semplice operazione. Abbiamo i contributi individuali, sappiamo come calcolarli, lo abbiamo visto prima. Abbiamo le interazioni a coppie, J con K, J con H, K con H, abbiamo appena visto come calcolarli, e quindi per differenza possiamo calcolare l'interazione a terra e così via quaterne, cinquine eccetera eccetera e quindi alla fine siamo in grado di calcolare tutte le interazioni quindi siamo in grado di scomporre la variazione dell'output nei contributi individuali e in tutte le interazioni di coppie di terne eccetera eccetera e di pitple ecco che allora Borgonovo si propone di scomporre questa interazione complessiva. È necessario andare a isolare l'interazione del parametro alfa j con tutti, gli altri, con tutti gli altri parametri. E quindi lui definisce l'effetto di interazione di un parametro j, alfa j, lo chiama interaction fcsi, finish change sensitivity index. Di interazione è definito in questo modo che non è intuitivo, ma è, è più intuitivo se vi, vi presento il caso dei tre input. L'effetto di interazione dovuto al parametro alfa 1 è la somma di tutti gli effetti di interazione del parametro 1 con tutti gli altri parametri. Nel caso 3 avremo effetto interazione tra F1 e F2, l'effetto di interazione tra F1 e F3 l'effetto di interazione tra F1, F2 e F3. Per il parametro 2 prendiamo tutte le interazioni che coinvolgono il parametro 2 a coppia e a terna e per il parametro 3 idem, effetto di interazione a coppia e a terna. E quindi questo interaction FCSI permette di l'effetto di interazione dovuto al singolo parametro. A questo punto possiamo trovare l'FCSI totale, quindi il contributo totale di ciascun parametro alla variazione dell'output. Basta fare la somma dei contributi individuali e di questo interaction FCSI. E questo somma, eh, Borgonovo, la chiama Total Order FCSI, FCSI di ordine totale. Qui c'è un problema. Il problema è che il calcolo degli, degli interaction FCSI e quindi anche il calcolo dei total order FCSI può essere veramente dispendioso dal punto di vista computazionale, perché è dell'ordine di 2 elevato a p. Quindi, voi capite che se avete 20, 30, 40, 100 parametri o più, il numero di calcoli da fare può diventare. Un formidable task può veramente eh, creare un problema notevolissimo. Come fare? Visto che questa somma sembra eh, sia applicabile solo a modelli piccoli, di dimensione piccola. Ecco che Borgonovo ottiene un risultato molto importante. Questo risultato permette di falcidiare il numero dei calcoli. Infatti Borgonovo trova che quel total order FCSI lo si trova senza bisogno di fare la somma del contributo individuale e del contributo di interazione. Basta fare una semplice operazione, che è quella di differenza tra il valore che la funzione obiettivo assume nel caso 1 è il valore che la funzione assume quando tutti i parametri sono portati al caso 1 ad eccezione del parametro j. Ad esempio, qui ci riferiamo al parametro 3, si spostano al caso 1 tutti i parametri ad eccezione del parametro alfa 0, eh, scusate del, del parametro alfa 3, in questo caso è il 3 che rimane fissato al caso base. Si va a valutare la funzione, si fa la differenza, ebbene questo basta per trovare l'FCSI di ordine totale. E quindi questo risolve, risolve completamente il problema, perché i contributi totali diventano adesso P calcoli, non più 2 alla P, ma semplicemente P. E quindi, e quindi il livello, di ehm, il livello di complessità comp computazionale si fa lineare mentre prima era esponenziale. Il, un semplice esempio. Uh, eh, prendiamo questa funzione, eh, cosiddetta funzione di Sobol. A i sono dei parametri, a ah, eh, il vettore è questo. Mm. 0, 1, 4, 5. Eh, eh, fissiamo due casi. Questo è un esempio che compare in uno dei due articoli di Borgonovo. Caso 0 e caso 1. Borgonovo va a calcolare gli FCSI di primo ordine, gli FCSI di ordine totale e poi per differenza trova anche le interazioni. In questo caso è significativo perché mostra come i contributi individuali in questo modello non sono molto significativi. Perché? Perché vengono in un certo senso compensati da contributi interattivi da Interaction FCSI di segno opposto. Al punto di eh, che, che sia una compensazione per i total order FCSI ve lo faccio vedere graficamente che è più ehm, è, è più intuitivo, si legge meglio. Questi istogrammi eh, bianchi sono i contributi individuali che sono fortemente negativi, almeno per i primi quattro, ma vengono eh, compensati almeno parzialmente dai contributi di interazione. L'interazione è positiva per ciascun parametro. La somma di questi due è l'effetto complessivo, questi istogrammi color viola, e... Questa, eh, questi contributi totali, Total Order F CSI, scompongono la variazione dell'output. E questo è quindi un risultato notevole eh, ottenuto da Borgonovo. C'è tuttavia una difficoltà, c'è un problema in questa scomposizione. Se noi andiamo a calcolare nella funzione che abbiamo appena visto, la variazione dell'output e la variazione dell'output è meno 69,04. Poi prendiamo i total FCSI definiti come abbiamo visto e, e determinati nel modo che abbiamo visto e troviamo che la loro somma è meno 28,63. Cioè la somma delle parti non è uguale al tutto. Questo è vero in generale, la somma dei total order FCSI non coincide con la variazione dell'output. Cioè, data una torta, la somma delle fette non è uguale alla torta. Questo crea effettivamente un problema perché in molte situazioni, e sicuramente in situazioni di interesse industriale, aziendale, Finanziario, contabile, è necessario, è necessario avere che la variazione dell'output coincida con la somma dei contributi totali. La somma dei contributi totali deve, dare, deve spiegare al 100% la variazione, mentre i total FCSI spiegano o meno del 100% oppure più del 100%. Allora è necessario effettuare un'operazione di depurazione di pulizia perché si consideri per esempio il caso di tre parametri e gli interaction fcsi si considerano le interazioni a coppie e le interazioni a terne per ciascuno dei parametri ad esempio l'interazione tra il parametro 1 e il parametro 2 viene considerata sia per calcolare l'interazione del parametro alfa 1, quindi l'effetto di interazione complessivo del parametro alfa 1 con gli altri parametri, ma viene anche inserita nella determinazione dell'effetto di interazione del complessivo del parametro alfa 2, quindi viene utilizzata due volte, quindi si ha una duplicazione di questo elemento, lo stesso vale per le interazioni 1 e 3 che compaiono due volte, lo stesso vale per interazioni tra due e tre e lo stesso vale per la terna che compare tre volte e così via i modelli più grandi compaiono poi quattro volte le quaterne, le cinquine eccetera eccetera e quindi io ho pensato di depurare l'FCSI effettuando un'imputazione eh, questa imputazione prevede di moltiplicare L'interaction FCSI così come definita da Borgonovo per un fattore di rescaling, per un fattore di aggiustamento, eh, un rapporto che è dato dalla somma degli effetti di in interazione totale rapportato alla somma degli interaction a FCSI. Questo può essere anche riscritto, se vogliamo, in un modo più intuitivo intuitivo perché qui abbiamo una, una percentuale, se vogliamo vederla come percentuale, una frazione. Prendiamo un, la frazione dell'interaction eh, FCC e la moltiplichiamo per l'effettiva interazione totale. Questa che vedete è esattamente uguale a questa. Eh, la somma di, eh, di queste interazioni è data da questa semplice differenza. Con questo sistema di imputazione si ottiene quello che ho definito clean total order FCSI che è dato dal contributo individuale del parametro J più questo effetto di interazione clean, questo clean interaction FCSI. Ecco che in questo modo allora la somma di tutti il clean total order FCSI coincide con la variazione dell'output. E in, con questo eh, tipo di imputazione e con questa scomposizione completa della variazione dell'output, ecco che eh, i, questa tecnica eh, può avere un utilizzo in molti ambiti e molti domini. Quali sono gli usi possibili usi? Beh, innanzitutto in tutte quelle situazioni in cui è ex post, in cui si, analizza, si analizzano due situazioni, due dati, due metriche, due indici, due valori. Ad esempio, si confronta il passato con il presente, si confronta quanto è stato realizzato con le aspettative o quanto è stato realizzato e quanto è stato previsto, l'obiettivo che ci si è posti, e quindi il realizzato rispetto a un benchmark. E qui vedete che non c'è incertezza. Eh, qui c'è variabilità, c'è variazione, ma non c'è incertezza. Oppure nelle situazioni ex-ante dove c'è incertezza, dove dobbiamo misurare, determinare, l'effetto dei parametri per scenari alternativi. Ad esempio, scenari pessimistico e ottimistico e fra un po' Davide Baschieri vi farà vedere proprio un caso di questo tipo. Può essere utilizzato in analisi votif. Che cosa succede? Se modifico lo status quo determinato da un vettore di parametri, il caso 0, mediante decisioni su questi parametri, questo farà spostare. L'output, va, va posso andare ad analizzare qual è il contributo di ciascuna delle decisioni prese sulla variazione dell'output. Qual è la decisione più influente e qual è quella meno influente? Nelle situazioni in cui c'è scelta tra alternative o c'è un confronto tra due oggetti, due aziende, due progetti, due tecnologie, si può utilizzare il clean FCSI e si può utilizzare anche in tutte quelle nozioni che vengono create a partire da confronti. In economia, in finanza e anche in contabilità esistono delle nozioni, dei concetti che sono essi stessi creati in termini di differenze. Quindi la stessa funzione obiettivo è una differenza. Faccio l'esempio del residual income, che è un concetto reddito residuale, come dice il nome, il residuale o il sovraprofitto sono di già di per sé differenze. Oppure il cosiddetto active return, nel, nell'investment performance measurement, l'active return è la differenza tra il tasso di rendimento di un portafoglio finanziario e... Un benchmark di riferimento. Ebbene, queste nozioni possono essere analizzate attraverso il PIN FCSI proprio perché sono le se stesse differenze. E infine, un altro uso è in tutte quelle nozioni che non sono differenze, ma che concettualmente presuppongono delle, dei confronti e quindi possono essere riformulate come differenze. Ad esempio, il valore aggiunto di un portafoglio finanziario, che è la somma di prodotti, e, e non mi soffermo, può essere riformulato in termini di differenze. Quindi posso scomporre il valore aggiunto nei contributi delle decisioni del gestore del portafoglio nei vari periodi e delle decisioni del cliente investitore nei vari periodi. Bene, a questo punto... Eh, I prossimi 10 minuti vorrei mostrarvi un esempio, eh, un, è un caso reale, di applicazione del Clean Dopodiché, passerò la parola a Davide Pescheri per un altro caso reale. caso reale eh, si riferisce a un modello per determinare il rating relativo al rischio di fallimento per determinare il rating di un'azienda sulla base del rischio di fallimento il modello è un modello di logica Fazi è un sistema esperto Fazi e a questo sistema esperto fatti viene associato il modello di, di analisi di sensibilità, in particolare, in particolare viene applicato il Clean Finite Change Sensitivity Index. Eh, abbiamo preso un'azienda, in realtà l'abbiamo applicato a numerose aziende, e quello che vi mostro è la scomposizione della variazione del default risk, quindi la della variazione del rating dell'azienda, in due anni consecutivi. Il modello è fondato su 18 parametri. Non mi soffermo, sono parametri eh, che sono relativi alla vulnerabilità finanziaria, al rischio eh, operativo, ci sono eh, mh, leverage eh, di lungo termine, eh, i cioè rapporti di copertura eh, per gli interessi, il rapporto del flusso di cassa operativo al debito, eh, ci sono ehm, le prospettive per l'industria, il posizionamento del prodotto, la concentrazione del cliente, qui ci sono parametri quantitativi e qualitativi che vengono trattati in modo fazzi, portano ad un output che è il default risk, il rischio di eh, fallimento. Questo default risk è in un intervallo compreso tra 0 e 1 e mediante una tabella di conversione si ottiene il rating nelle varie classi, 8 classi sono le stesse di, di um, Standard Poor's. Il modello può essere raffigurato con, un, con, questo, con questo approccio, che possiamo definire modulare. A sinistra vedete 18 input. Che portano al default risk attraverso un'aggregazione degli input in variabili intermedie di primo ordine, variabili intermedie di secondo ordine, variabili intermedie di terzo ordine. Ora, io vi mostro la scomposizione del default risk nei contributi individuali totali di tutti questi input. E poi ehm, vi mostrerò anche l'analisi effettuata per gruppi, un'analisi sintetica effettuata. Per il gruppo delle vulnerabilità finanziarie, che prende questi 3, 5, 8 eh, drivers, l'efficienza operativa, che prende 4 drivers, e il rischio operativo, che prende 6 drivers. Abbiamo il, il default risk e il relativo rating dell'azienda in vari anni. Mi concentro sulla variazione tra 2002 e 2005. Questa è un'azienda con un rischio di, di fallimento abbastanza elevato che è gradualmente migliorata ehm, tra il 2002 e il 2005 si è avuto una variazione del default risk di 1042 un segno meno e un miglioramento del rating da ccc a b a che cosa è dovuta questa variazione del default risk allora qui abbiamo il vettore alfa 0 riferito al 2002 il valore dei parametri nel 2002 e il vettore alfa 1 Caso 1, vettore dei parametri nel eh, 2005. Questa è la variazione dei parametri che dà luogo a una variazione complessiva del default risk in negativo. Quindi una riduzione del rischio e quindi un miglioramento del rating pari a 10:42 consegno meno. Ecco qui in questa casella riporto gli FCSI di primo ordine, i contributi individuali, le interazioni e la somma fornisce il total order FCSI. Non l'ho scritto, non l'abbiamo scritto, ma qui eh, l'abbiamo scritto nel paper. Stiamo intendendo il clean total order FCSI e il clean interaction FCSI. Infatti, la somma, la somma dei contributi complessivi fornisce fornisce il 100% della variazione del default risk, quindi spiega perfettamente la variazione del default risk. E In, eh, in questo caso vediamo che solo 7 parametri, qui c'è la classifica dei parametri, 7 parametri eh, sono quelli che spiegano il 100% della variazione, I, i, i rimanenti non hanno avuto alcun effetto nonostante abbia avuto, abbiano avuto una variazione. E si può eh, poi ragionare, non mi soffermo eh, più di tanto, sul fatto che vi sono degli, alcuni parametri che hanno contribuito positivamente e altri negativamente. Eh, ad, ad esempio il, il parametro CF to Debt, il rapporto tra flusso di cassa operativo e debito, ha contribuito positivamente, così come la gestione del capitale circolante. In senso negativo hanno invece contribuito la deviazione standard delle bidda e, e, e non dico altro. Qui la stessa cosa, la stessa cosa vista um, eh, attraverso gli istogrammi. Qui vediamo bene gli effetti positivi in verde e gli effetti negativi, cioè ehm, i parametri in verde hanno ridotto il rischio eh, di default. I parametri in rosso lo hanno aumentato e, e qui soprattutto è la, la deviazione standard delle e ehm, quindi un parametro operativo che ha agito in senso negativo e ha frenato il miglioramento del rating poi come vi dicevo possiamo, abbiamo fatto un'analisi per gruppi ovviamente qui si possono fare analisi raggruppando nel modo in cui si vuole con la classificazione che si vuole i, i parametri eh, qui abbiamo analizzato i tre gruppi della vulnerabilità finanziaria, quindi abbiamo messo insieme i parametri relativi alla vulnerabilità finanziaria, i parametri relativi al rischio operativo e parametri relativi all'efficienza operativa. E abbiamo scomposto anche qui il grafico forse è più intuitivo, abbiamo visto che questo miglioramento del rating è dovuto soprattutto a un miglioramento della vulnerabilità finanziaria. Quindi e questo fa, fa, capo, fa capo soprattutto al, all'indebitamento e, a, e al, al flusso di cassa operativo eh, rispetto all'indebitamento. È migliorato il rischio operativo, ma è peggiorata l'efficienza operativa. E, e con questo strumento, ovviamente, è possibile, è possibile poi fare analisi anche di tipo gestionale vedere che cosa succede se si modificano alcuni parametri cioè se si prendono decisioni che modificano i parametri e si può vedere qual è l'effetto il contributo di queste decisioni um, questo è brevemente uno dei casi reali eh, ed è relativo a, a, al credit rating di un'azienda um, non vi faccio vedere questo perché non c'è molto tempo e è, fa riferimento al, 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 alla misura, alla determinazione della performance di un investimento. Quello che vi faccio vedere è solo la slide finale. La slide finale, arrivo. E qui abbiamo, eh, abbiamo ottenuto eh, una addirittura una matrice. Questa riga, questo 75-39%, ci dice che in nell'investimento finanziario che abbiamo considerato le decisioni prese dal gestore del fondo nel quinto periodo, questo alfa 5, sono decisioni di selezione e allocazione del, por del portafoglio finanziario, hanno, quindi hanno contribuito al valore aggiunto. Per un valore del 75 39% hanno avuto un effetto positivo per il 75 39%, quest'altra, eh, ehm, eh, no, vi faccio vedere quest'altra riga. Quest'altra riga che dice meno 28,79, invece fa riferimento alle decisioni del cliente. Il cliente prende delle decisioni che possono essere quelle di prelievo deposito. Nel, nel, nel portafoglio finanziario, ebbene le decisioni che l'investitore ha preso nel terzo periodo hanno contribuito in senso negativo, hanno contribuito in senso negativo, quindi hanno distrutto valore per il 28-79%. E qui abbiamo una scomposizione molto raffinata in termini di decisioni del gestore del fondo, di, di decisioni del cliente e abbiamo la scomposizione anche per periodo non mi soffermo non mi dilungo oltre non, non vi descrivo le colonne perché sono troppo complesse e perché è giunto il momento di passare la parola a davide baschieri che ci mostrerà un caso reale relativo a un investimento nel fotovoltaico a te davide eh, grazie. grazie buonasera a buonasera tutti, a tutti. Io, Io sento, sento un po' di eco, po di eco nel... Nel... quando parlo. Ecco forse. Sono contento eh, anch'io, come già Carlo Alberto, che nonostante il mio intervento di giovedì scorso, abbiate comunque deciso di consentirmi di parlare anche questa sera. Ehm... Anche oggi il mio intervento sarà breve e, e limitato a mostrare rapidamente un'applicazione dell'apparato teorico discusso dal professor Magni, eh, con un'attenzione una anche alle modalità realizzative di, di questo esempio, di questa applicazione. L'applicazione che abbiamo scelto è la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In realtà la scelta di un progetto di installazione di impianto fotovoltaico è dovuta principalmente al fatto che abbiamo a disposizione dati tratti da applicazioni reali, perché l'azienda per cui lavoro ha un'area di business che si occupa di fotovoltaico. E infatti è importante rilevare che tutto l'apparato teorico costruito vale per qualsiasi progetto industriale di investimento. Um, il fotovoltaico porta numerosi vantaggi ambientali, ma il vero motore della scelta tipicamente ehm, è, eh, nella maggior parte dei casi, almeno quello economico. Tutti sono orgogliosi di fare qualcosa per l'ambiente, però soltanto se non costa nulla. Eh, anzi, diciamo che spesso il fatto che sia costo zero non è neppure sufficiente, perché mh, qualunque attore industriale decide di installare un impianto fotovoltaico se ritiene che la scelta sia economicamente vantaggiosa e per stabilire lo è ha necessità di venire a capo di una rete piuttosto intricata che coinvolge aspetti tecnici ma anche finanziari. Noi abbiamo realizzato un modello matematico dell'impianto fotovoltaico. Gli input del modello sono sia le variabili operative che le variabili finanziarie. Le variabili operative sono quelle che esprimono i fattori che hanno l'impatto diretto su costi e ricavi, l'efficienza del pannello solare, il prezzo dell'energia, eh, mentre le variabili finanziarie riguardano i fattori che influenzano eh, il mix delle fonti di finanziamento o le attività liquide, come per esempio i tassi di interesse sulla liquidità o la politica di distribuzione dei dividendi. Inoltre il modello promuove anche la distinzione tra variabili stimate e variabili decisionali, ma adesso in questo contesto non è particolarmente importante. Non mi soffermo troppo sulla formula che consente di calcolare l'utile netto partendo dagli input operativi, che è un pezzetto del motore del modello, così come non mi soffermo sull'altro pezzo del motore del modello. Che è il valore attuale netto, che è il, quello comunemente utilizzato nella valutazione dei progetti, però nel nostro modello ehm, viene visto sotto due prospettive: il van di progetto, la prospettiva dell'investimento, che include le aree operativa e della liquidità, e la prospettiva del finanziamento, che include debito e patrimonio. Il mandato del manager è tipicamente quello. Di incrementare la ricchezza delle, degli azionisti, quindi noi ci focalizziamo naturalmente sul van Equity. Um, ecco, quello che abbiamo fatto quindi è stato costruito il modello eh, dell'impianto fotovoltaico, eh, selezionare un buon numero di variabili stimate e inserirle nel nostro progetto per calcolare nel modello per calcolare. Se il progetto eh, ha un risultato positivo. Sì. Eh, con questo set di variabili eh, che possiamo individuare come lo scenario più sfortunato e quindi il caso peggiore, eh, l'equity MPV risulta di 1389 euro. L'investimento ha un valore prossimo allo zero. Ma per lo stesso progetto esistono scenari con risultati anche molto diversi. Noi ne abbiamo ipotizzato uno e. Eh, Faccio sempre apprezzare che stiamo, ci stiamo rifacendo a un caso reale, eh, cioè questa è una proposta di realizzazione di un impianto fotovoltaico che l'azienda per cui lavoro ha progettato per un cliente. E quindi, questo secondo scenario è uno scenario ipotetico, ma, ma possibile, ehm, così come è ipotetico il primo, così come è ipotetico un qualunque scenario che viene disegnato in fase progettuale, eh, e quindi ci ritroviamo sostanzialmente con due scenari, entrambi possibili, uno più sfortunato, uno molto sfortunato e uno molto fortunato, e c'è una differenza di risultato finale di oltre 50.000 euro e ci sono 14 variabili. Ecco, in questo caso la domanda è quali sono le variabili la, la cui variazione incide in maniera più significativa sulla variazione del risultato finale. Mm. Io faccio un po' il tecnico di laboratorio del professor Magni, quindi abbiamo inserito, costruito questo modello nell'ambiente di foglio di calcolo Excel, sempre con l'ottica di scegliere strumenti alla portata di tutti, e ovviamente con Excel abbiamo la pos possibilità di rappresentare e calcolare un gran numero di scenari. E con, con un modello progettato in maniera razionale è molto semplice, con un colpo di mouse, sostituire le variabili, i dati di input. Lasciare che il software calcoli il risultato, il, il, appunto il van equity in tutti gli scenari che desideriamo stimare. E il metodo, poi che abbiamo utilizzato per l'analisi di sensibilità è il metodo degli FCSI proposto da Borgonovo, perfezionato da Magni di cui Magni ci ha appena raccontato. Ehm, L'idea del eh, first order eh, FCSI, eh, gli FCSI di primo ordine, è di calcolare la variazione della funzione obiettivo tra il caso 0 e il caso 0 con un parametro soltanto variato al caso 1. Il total order invece funziona al contrario, come ci ha spiegato perfettamente il professor Magni. Si calcola la differenza tra il caso 1 e il caso 1 con un parametro al caso 0. Quindi calcolati first order e total order, possiamo calcolare i contributi alla variazione dovuti alle interazioni tra i parametri e quindi anche i contributi dei singoli parametri con il metodo total clean che, ehm, che ci consente quindi di avere la, la completa ripartizione tra i parametri del, della variazione. Eh, noi siamo un po' pigri non ci piace fare le sostituzioni a mano quindi abbiamo optato per programmare Excel affinché lo faccia da solo eh, abbiamo scritto un po' di codice Visual Basic e in realtà è una soluzione piuttosto rozza basata su iterazioni che sostituiscono i valori tra i parametri di input eh, che però ha una serie di vantaggi al di là della semplicità dell'algoritmo che sostanzialmente abbiamo un modello basato completamente su formule in fogli Excel. Poi con l'automazione che ci consente il codice Visual Basic, i parametri di input vengono sostituiti, il risultato viene posto in una tabella già progettata per fare i calcoli degli FCSI. È tutto molto semplice e sostanzialmente riproduce quello che io farei a mano sul quaderno. Però questo ci consente di aumentare il numero di parametri eh, senza aumentare la complessità dei calcoli. Semplicemente solo si, aumenta le, si aumentano le iterazioni e quindi ehm, teoricamente aumenta solo il tempo di lavoro senza aumentare la complessità di calcolo. Sempre nell'ottica di utilizzare strumenti nella disponibilità di tutti. Eh, adesso, in un contesto diverso per fare simulazioni con il metodo Monte Carlo abbiamo anche fatto qualche test in cui applichiamo algoritmi simili basati su principi simili con eh, 10.000 valori che vengono sostituiti tra i parametri di input e riusciamo a far funzionare l'algoritmo su un, qualunque computer con un software banale come Excel. Eh, giusto per vedere che cosa succede, ecco, in questo esempio con 14 parametri, quindi ci sono solo 14 per 2 iterazioni, eh, qui si vede che partendo dal caso 0 i parametri vengono sostituiti uno alla volta con il corrispondente valore al caso 1. Il risultato della funzione obiettivo viene inserito poi nella tabella dove si calcolano i contributi individuali dei vari parametri. Ehm, giusto per far vedere anche i risultati del caso che abbiamo esaminato, eh, quello, quello del confronto tra i due scenari in cui la differenza eh, degli MPV equity era di 52.000 euro. Eh, con il metodo del Clean FCSI abbiamo calcolato il contributo della variazione di ciascuna variabile alla variazione del risultato. Mm, il contributo più rilevante qui proviene dal tasso di interesse attivo sulla liquidità. Questa che è una delle variabili finanziarie in un, modello, in un impianto fotovoltaico: eh, pesa per oltre il 18% sulla variazione del van equity. Eh, I prezzi dell'energia e i costi di funzionamento dell'impianto sono altre variabili operative, in questo caso le più rilevanti, comunque di importanza presa singolarmente minore rispetto a una delle due variabili finanziarie che abbiamo preso in esame. Tra l'altro pochi mesi fa, in settembre dello scorso anno, siamo andati a un convegno di tecnici che studiano gli aspetti operativi del fotovoltaico. Con una discussione su un caso simile a questo, i due scenari erano diversi, ma la sostanza non cambia, e abbiamo mostrato appunto che esistono casi come questo, in cui eh, per determinare la profittabilità di un impianto fotovoltaico le variabili finanziarie sono più rilevanti delle variabili operative. Cioè, tutto l'impegno a stimare la produttività dei pannelli rileva meno del tasso di interesse sui depositi bancari. ecco. Qui il problema è stato raccontare questa cosa a persone che dedicano ore a studiare la differenza di rendimento se orienti il pannello fotovoltaico di mezzo grado in più verso est o verso ovest. Sì, l'accoglienza non è stata trionfale, ecco. però senza dubbio questa cosa ha suscitato interesse, quantomeno ha offerto una prospettiva inattesa per un tecnico del fotovoltaico. In quest'ultima immagine si vede il valore dei contributi. Eh, qui si vede espresso in euro il valore del van equity nel caso 0, i 1.389 sulla sinistra, sulla destra invece c'è il valore del van equity nel caso 1, erano 54.000 euro. E eh, ciascuna barra rappresenta il contributo di una variabile alla variazione totale. Eh, calcolato appunto con eh, il clean FCSI e questo per esempio è il contributo della produzione annua di energia. Eh, Se partiamo dal valore eh, del sì? è il contribu è il contributo totale, non individuale, dico bene? È quello totale di ciascun parametro, quello che fai vedere. È il contributo di ciascun parametro all'azione del ehm... Della funzione obiettivo del risultato, della funzione obiettivo sì, sì. no. Ho visto, ho visto che è scritto contributo individuale. Quello è il totale, in realtà. Il contributo totale, dico bene? Sì, è il contributo totale. Ho scritto individuale. Mi scuso. Sì, Individual. Cont... Ah. Va bene, sì. va bene. Ok, è okay. il total. Il total, il clean total order. È scritto solo esatto. da è, okay, è, è scritto clean sopra. total order. Ehm... E quindi dicevo appunto. Se li sommiamo tutti, eh, partendo dal caso 0, raggiungiamo il eh, risultato della funzione obiettivo nel caso 1. Eh, io con concludo qui e vi ringrazio per avermi ascoltato. Rimango a disposizione se ci sono domande ora o eventualmente anche in futuro, potete scrivermi eh, tranquillamente. Grazie. Grazie a... Grazie Davide, grazie professor Carlo, Carlo Alberto Magni, e grazie entrambi per, per la presentazione. Allora, il, il tema certo è, è molto interessante, a volte è anche abbastanza distante da, da quello che, che noi facciamo qui all'interno di BEDS. Io parlo in generale di BEDS, ma anche del, de, dei temi di ricerca del. Del, del gruppo ma potrebbe essere diciamo un qualcosa che potrebbe essere utilizzato anche, nel, nella, anche da, da noi quindi invito anche gli altri, ringrazio anche gli altri miei colleghi io vedo qui il professor Fantoni che è, è scalpita per fare la domanda quindi lascio la parola a lui in realtà di domande non ne ho molte, ma eh, scalpito perché nel frattempo io e Caruso e Valerio Carannante ci siamo messaggiati tutto il tempo della presentazione, facendo anche inutili screenshot alle, alle cose che ci facevate vedere. Eh, una considerazione generale: perciò a me è piaciuto molto, eh, mi avete anche motivato a leggermi l'articolo di Borgo Nuovo, cosa che non avevo ancora. Ancora fatto, perciò veramente interessante. Secondo me è molto bello dal punto di vista della ricerca vedere un contributo di, di cleaning su un contributo eh, iniziale di Borgonovo che, che è, è, è veramente una milestone interessante. D'altronde, però, gli mancava un, di essere rifinito e la parte di normalizzazione di cleaning è stata, stata un'idea interessante. Perciò quello secondo me è anche un buon messaggio per il gruppo di ricerca e il gruppo esteso su come si può lavorare su, di, di raffinamento, ma che non è soltanto un raffinamento, è una questione anche di impianto. Perciò ringrazio il professor Magni per, per averci dato anche la possibilità di vedere un modo diverso di fare ricerca rispetto a quella che facciamo noi. Eh, invece volevo fare i complimenti a Davide. Eh, per la capacità di spiegare eh, con eh, i diagrammi il lavoro fatto, perché, per esempio, nell'ultimo diagramma che ha fatto vedere l'accumulata dei contributi individuale sul VAN eh, è, è molto interessante: ah, sì, scontributo totale, ma dei singoli elementi che contribuiscono. È molto interessante perché dà un'immagine sintetica di come i singoli parametri affliggono il valore totale e, e quello secondo me è, un buon, è una buona chiave per presentare risultati di questo tipo che altrimenti rimangono sempre molto ostici e dunque io vi ringrazio anche di, di quest'opera di democratizzazione della comprensibilità di eh, elementi relativi aspetti finanziari o aspetti di total cost o di valutazione che altrimenti sono abbastanza difficili da accogliere per chi non è un esperto del settore. Ci vedo anche molto potenziale mercato, ma su questo non conoscendolo cioè, mh, mi esprimo con difficoltà, mi sembrano però due approcci veramente, cioè un approccio fatto vedere in una spiegazione totale molto molto interessante. E mi domando quanto mercato ci possa essere eh, da, da esplorare. Grazie, professor, grazie, professor Fantoni. Sicuramente si è espresso meglio di me nel, nel ringraziare eh, che ha contribuito al, al lavoro. Io chiederei se qualcuno tra chi ha ascoltato, se, se, se ci sono domande. Buonasera, sono Vito Giordano, un dottorando del Prof. Antoni e faccio parte del gruppo BEDS come Nicola. Innanzitutto vi volevo ringraziare per l'interessante discussione sia di questa sessione che della scorsa. Io avrei una domanda, ma è possibile combinare questo strumento che ci avete fatto vedere oggi con... Uh, quello con la matrice split screen che invece avete fatto vedere uh, la scorsa volta, e se è possibile, quali sono uh, le possibili applicazioni di, di uno strumento del genere? E anche una seconda domanda: è possibile generare in modo automatico i um, tutti i possibili casi da um, analizzare? quando si, si applica il uh, clean finite uh, l'indice che, che avete spiegato oggi eh, scusate ma non, il nome è abbastanza lungo grazie professor Magni credo lei abbia il microfono spento scusate sì eh, io rispondo alla prima domanda la seconda, secondo me, può rispondere eh, Davide, che è un ingegnere. Eh, alla prima domanda, eh, sì, io credo sia possibile, eh, almeno in un senso, probabilmente più di un senso, eh, ma eh, il senso della mia risposta è quello di costruzione di un modello completo, dall'A alla Z. Eh, relativo all'analisi contabile finanziaria di un'azienda o di un progetto di investimento eh, ehm, e di controllo di gestione partendo da dati eh, di input parametri costruendo ma la matrice split screen e poi andando a misurare le variazioni nei termini dei finish change sensitivity index quindi io posso pensare a un, un ha un vero anche prodotto, a un vero software che effettui tutte, tutte insomma, un'ampia un gamma di eh, valutazioni contabili finanziarie, di un'azienda o di un progetto, o di un portafoglio finanziario, incluse, incluse ehm, le, eh, le analisi della, del Finish Change Sensitivity Index. Eh, quindi la risposta e eh sì, ehm, eh, sia nel senso di variazioni eh, di vario genere, variazioni storiche o variazioni tra realizzato e, e preventivato, sia nel senso che alcuni indici, metriche che, eh, che vengono analizzate, come dicevo, ehm, scusate, che vengono eh, proposte e, e utilizzate in azienda, sono proprio delle differenze. Quindi, ad esempio, il concetto di residual income su cui non mi soffermo, che si ricava, eh, si ricava dalla matrice split screen e confrontandola con la matrice benchmark che ho, a cui ho accennato la volta scorsa. Beh Su questa differenza si possono applicare i fini change sensitivity index. Ehm, quindi sì, ma probabilmente vi sono anche molti altri sensi in cui possono essere messi insieme e Questo è, sarà frutto delle prossime ricerche, magari, magari anche con Gualtiero e con voi se volete, ehm, ehm, per quanto riguarda la seconda domanda, lascio a Davide, la, la, o, o, a, o a Gualtiero stesso, o a un ingegnere, che credo che un ingegnere riesca a rispondere meglio di me. Beh, io eh, io, io posso, posso dire che, ehm, sì, intanto, se ho capito bene la domanda è eh, è possibile generare con qualche sistema automatico eh, tutti i possibili casi per poi analizzarli con eh, questo sistema di FCSI? E, mh, sì, teoricamente sì, poi è chiaro che dipende da eh, qual è la funzione obiettivo che, che stiamo analizzando perché eh, se la funzione obiettivo. A un input che, che variano eh, nei reali, tutti i possibili casi eh, sono infiniti. E quindi direi che, che no, cioè si può, si, può si possono generare un, un certo numero di casi, un numero grande di casi. E, e tra l'altro. Con il, il collega eh, dottorando Andrea Marchioni, che, che in, ho intravisto qua tra il pubblico anche stasera, eh, abbiamo iniziato anche a ragionare appunto su un modello che utilizza il metodo Monte Carlo per generare una, un certo numero di, di soluzioni, di, mi chiedo scusa, di input eh, casuali. E in effetti stavamo lavorando con, eh, con un modellino che utilizzava eh, 10.000 diverse possibili eh, variabili, diversi possibili valori per ciascuna variabile, che non sono tutti possibili casi, però sicuramente sono un numero significativo. Ecco. Non so se ho, ho risposto alla domanda. Sì, sì, eh, grazie, grazie sia a Davide e anche al professor Magni. Grazie io um, dato che ci sono scusatemi eh, però sono abbastanza carico da e, e mi è venuta a mente una cosa che, che probabilmente non ci incastra nulla però mi ha dato alla fine mettendo insieme la, il talk dell'altra volta e il talk di questa volta qua um, mi è venuto a mente questo paragone tanto mi scuserete per l'ora ma uh, di fatto per noi ingegneri tranne Davide qua eh, ma la parte finanziaria e anche Valerio, eh, cioè nessuno mette in dubbio, però per noi ingegneri la parte finanziaria è sempre una bestiaccia. E quello che abbiamo visto in questi due passaggi di giovedì scorso e di oggi è un, una specie di explanability di questa black box finanziaria che noi ci troviamo, economico-finanziaria che noi ci troviamo davanti. Ora, noi la consideriamo altro rispetto a quello che facciamo. Tendenzialmente noi lavoriamo sui parametri delle operation, mentre il bilancio parla di eh, fattori economico-finanziari. Il collegamento fra i due è quello che abbiamo iniziato a fare nella tesi di Valerio e sicuramente ci sarà occasione di collaborare su questo, ma stavo ragionando proprio che... Questi due talk, in qualche modo danno spiegabilità al eh, bilancio, allo stato patrimoniale, al conto economico, sia singolarmente che nel tempo. E, e questo, secondo me, è un elemento molto importante per un ingegnere che ama mettere le mani nei parametri per vedere come si evolve il mondo, il sistema. Perciò come le black box spesso hanno bisogno, le reti neurali hanno bisogno di essere spiegate, anche questa sorta di black box per gli ignoranti con una spiegazione diventa molto più comprensibile e molto più azionabile, che, che è il desiderio dell'ingegnere meccanico e dell'elettronico che alla fine era dentro di noi prima di iscriversi a ingegneria. Perciò. Volevo condividere questa osservazione perché mi ha reso di nuovo, di, di nuovo eh, felice di ascoltarvi e volenteroso di, di mettere le mani su alcuni oggettini che mi sembrano potenzialmente interessanti. Infatti mi, mi piace pensare a una spiegabilità sulla base dei contributi utilizzando parametri esterni, per esempio quelli del, delle operation. E vedere come quelli contribuiscono alle, alle variazioni. Perciò grazie di nuovo, grazie di nuovo, mi avete illuminato la serata. Gra grazie, grazie a voi, vi ringrazio moltissimo. Grazie Gualtiero, e conto di rivederti a breve per eh, per eh, 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 ulteriori brainstorming fulminanti, come, eh, mi, i tuoi mi piacciono molto, le, le tue ehm, idee mi piacciono molto e quindi spero avremo occasione presto di interagire perché il terreno è fertile, eh, è ampio e il mercato, come dici tu, secondo me è altrettanto ampio, almeno potenzialmente. Eh, L'interesse secondo me c'è. Per questa interazione, per questa parola, tra le operations e la finanza e la contabilità. E, e viviamo in, in un'epoca accademica in cui la multidisciplinarità, l'interdisciplinarità, la transdisciplinarità hanno un valore molto importante. Eh, credo che, che possiamo unire le forze. Quindi, grazie ancora molto per il vostro invito. Mm. Io invito anche i colleghi lato industrial che ci sono oggi a stuzzicarci magari con dei casi studio, sto pensando a Felice Fanizia, a Gian Piero Negri, cioè persone che eh, il, um, sia il mondo delle start-up che delle imprese, anche in forte evoluzione, magari in fase di acquisizione, in fase di merge, in fase di finanziamento, conoscono molto bene se ci portano qualche caso ostico da analizzare, è grande, grande felice. Noi, noi ci siamo, abbiamo già discusso lungamente la volta scorsa di quanto fosse stato interessante il vostro talk, perciò a te felice. Sì, cioè è un tema di cui avevamo intanto grazie per avermi dato la possibilità di dire qualcosa, insomma, di cose molto interessante sia l'altra volta che questa. Eh, appunto, dico come dice Gualtiero: si illumina la serata, però, insomma, qualche lampadina si è accesa, soprattutto si è accesa su un mondo eh, che viene considerato veramente troppo complesso per chi si occupa di operation. Quindi al di là dell'aspetto di teorizzazione, mh, la possibilità di tradurre sul, sul campo, quindi mh, mettere a terra. Tutte queste teorie eh, mi apre tutta una serie di ragionamenti che si possono fare eh, nella valutazione di investimenti e che devono cominciare a fare nella valutazione di investimenti non solo i CFO, ma devono cominciare a farli anche mh, chi si occupa su, di aspetti tecnici. Su questo tema dell'interdisciplinarità all'interno dell'azienda e le necessità che i manager di oggi possano in qualche maniera accettare di contaminarsi e sicuramente il fatto che i manager del futuro nasceranno contaminati perché altrimenti non potranno trovare lavoro è una cosa insomma su in cui con Gualtiero ci siamo già confrontati, siamo d'accordo. Quindi c'è questa fase, questo passaggio nei prossimi anni di ibridizzazione, ma in futuro il CFO dovrà capire quando è che un CTO o un COO gli parlerà di un investimento Industria 4.0 e dovrà essere in grado non solo di capire e anche di valutarlo, così come chi eh, propone un investimento oggi, una spesa, un acquisto, eh, dal punto di vista tecnico, deve capire eh, quale può essere il ritorno. E, ed è chiaro, nessuno parla di far fare a... Al, il lavoro di uno all'altro, ma l'ambito, diciamo così, di separazione che c'è stato netto finora all'interno delle aziende, porta certi mondi a, a contaminarsi tra di loro e più sarà forte questa contaminazione, più le aziende, guardiamolo dal punto di vista dell'azienda, non del manager, dal punto di vista delle aziende ne avranno beneficio. La cosa interessante, e finisco lì, eh, della, molto, tra le cose molto interessanti che ho visto oggi. È il fatto appunto della, ehm, del capire quali dei parametri hanno un'incidenza prioritaria rispetto alla decisione di investimento. Cioè, l'esempio proprio del fotovoltaico: ha fatto capire che poi alla fine, proprio l'esempio che è stato dato, vi ringrazio per questo esempio. E uno pensa all'efficienza del pannello, al sole, all'esposizione, proprio ripeto le parole che sono state dette. Poi magari il, il parametro che va analizzato è un parametro da CFO. Che l'interesse sulla liquidità: che, che il CTO o il COO, non sa se glielo chiedi, non sa di che cosa stiamo parlando. Quindi questo aspetto è veramente molto interessante, mi apre molte, mh, molte idee. Mh, mi piacerebbe anche imparare a testarlo, perché, eh, e poi, chiaramente, mh, anche in termini di potenzialità di business. Uh, potrebbe avercelo perché effettivamente è uno strumento che dietro ha una sua complessità ma facile da utilizzare anche ai, ai, ai diciamo così, non espertissimi del settore, per farsi un'idea, anche semplicemente per farsi un'idea, poi dopo i problemi si risolve chi è titolato a farlo, ma farsi un'idea degli ordini di priorità, delle, dei parametri che incidono sulla scelta di un investimento. Io finisco qui, scusate, ma, ma insomma sono un po' entusiasta, ecco eh, diciamo. ero l'altra volta, stavolta anche di più. Grazie quindi. Gian Piero a te. Ah, visto che mi hai coinvolto ti ringrazio e anch'io ho apprezzato tantissimo, eh, anch'io sottoscrivo completamente l'ultimo intervento di Farizza perché è proprio. Anch'io ho subito un cambio a volte traumatico con Andrea che all'inizio quando nel master diceva innovazione prima di tutto finanza mi veniva da grattarvi no? dappertutto e a chi? Andrea aveva e allora eh, però eh, devo dire che eh, sarebbe un buon bagno di umiltà per gli ingegneri quando pensano di rivoltare il mondo e pensano di esserci solo loro ecco invece non è così no? È un mondo molto interlacciato, è un mondo dove anzi la finanza ha uno, uno sguardo ben più profondo nelle, nelle evoluzioni a seguire. No? Quindi soprattutto adesso quando si parla di sostenibilità di reti ISG lo dimostrano perfettamente. No? Quindi ancora un saluto e complimenti per questa iniziativa veramente bella. Perciò aspettiamo i vostri casi, i vostri stimoli. Certo. Eh, giusto così probabilmente felice si occuperà anche di venturing vita incrociate perciò avremo un po di casi da testare di investimento secondo me sarà molto interessante appunto testarli insieme eh, e naturalmente per uh, i dottorandi che magari ora fanno qualche altra cosa però un po' il business li affascina è un buon terreno sul quale iniziare a farsi le ossa. Gra Grazie mille, vi ringrazio molto. Io eh, concludo solo dicendo che secondo me l'interazione tra ingegneri ed economisti è fondamentale. C'è, in questo momento, eh, c'è sempre stato un muro e il, il, la mia idea è quella di sgretolare questo muro che è fatto anche di, di terminologie di lessico come, come gualtiero notava la volta scorsa e, e di prospettive io credo che il crinale tra operation e finanza sia un crinale che vada battuto e, e che permetta di mettere insieme due mondi che per adesso sono completamente separati ancora adesso sono separati ingegneria e economia barra finanza barra contabilità e mentre dovrebbero essere in, intersecati perché le operations ogni decisione sull'operation ha effetto contabile e finanziario e quindi effetto sulla redditività e sul valore dell'azienda e, e quindi io credo molto in questa interazione eh, e, e, e quindi spero di interagire con voi molto <ride> grazie sì, aggiungo lancio così la lancio così non so se mi sentite la lancio così non ci sono solo gli ingegneri e i cfo eh? pensate al commerciale al mercato in questo momento pensate al mercato va bene non pensare ognuno io sono ingegnere e quindi ingegneri da soli io prendevo i cfo si può poi alla fine l'esperienza sul campo, anche delle corporate piuttosto che anche delle piccole e medie, alla fine chi comanda è la domanda, <ride> quindi è il mercato. Quindi spesso si trova un uno sbilanciamento all'interno della governance dell'azienda spostata sul commerciale. Quindi così come le decisioni di investimento vengono dalla parte ingegneristica, diciamo, quando c'è e la decisione se farlo o no, quindi le coperture vengono eh, trovate, Sino poi alla fine anche l'ibridizzazione con la parte commerciale è una cosa su cui magari la potenziamo anche la prossima volta di buttare dentro qualcuno di marketing o di commerciale. Potrebbe essere veramente esplosiva la cosa, più di così. <ride> Grazie intanto. Eh. Scusate. No, no, grazie mille. Io direi che ci siamo, se no facciamo notte. E grazie di nuovo. Nicola, a te la chiusura, però. Io ringrazio tutti per gli interventi. Da, da, dal mio punto di vista, essendo un dottorando, eh, è sempre, essendo poi un ingegnere gestionale,. È sempre interessante sentire un po' questi spunti di, 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 che pontificano due mondi che sembrano così diversi. Alla fine, l'ingegneria gestionale nasce come, come ponte di, 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 di diverse cose. E quindi ringrazio il professor Carlo Alberto Magni per, per iniziare a fare questi sforzi. Ringrazio il professor Fantoni che sta cercando di spingere verso questa direzione ringrazio anche gli interventi industriali come li ha chiamati il prof che servono appunto per, uh, per, per dare ciccia no? per dare per dare mercato per dare applicazioni e magari creare anche anche un business e quindi ringrazio gli interventi sia del seminario sia delle, delle domande ringrazio anche vito e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al, al seminario noi ci, ci vediamo presto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie, grazie a tutti, buona buon serata. lavoro. buona serata. Grazie, buona serata. Grazie. 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 grazie, arrivederci. Grazie, rivederci.